Benvenuti in questa terza parte del capitolo delle regolazioni, dove tratteremo giustamente i livelli di regolazione di riempimento, che sono la terza categoria che vediamo nel pannello delle regolazioni. In questo video tratteremo in maniera specifica le funzioni inverti, soglia e posterizza. Si trovano sempre sotto immagine, regolazioni, e abbiamo ovviamente la terza categoria di riempimento. Cominciamo in questa parte con l'opzione inverti, scorciatoio da tastiera Ctrl I per Windows o Command I per Mac. Quando ci clicchiamo sopra, vediamo che no il nostro documento viene totalmente modificato. Cosa è successo? L'abbiamo già visto più volte questa opzione durante questo videocorso. Abbiamo invertito l'immagine, abbiamo invertito, come abbiamo visto nel video dei livelli, i livelli di output e i livelli di input, quindi li abbiamo completamente scambiati. Infatti, se torniamo indietro e utilizziamo vi ricordate, il pannello livelli, se dovessimo fare la stessa cosa, notiamo che l'immagine è uguale come se noi avessimo invertito o usato la funzione inverti del pannello di regolazione. Ovviamente, quindi, scorciatoio da tastiera, noterete che io posso invertire l'immagine a mio piacimento. Ovviamente questo sussiste anche da pannello regolazioni. Sulla categoria di riempimento vedete inverti e lui mi inverte ovviamente l'immagine. Questo che cosa serve? Beh, può servire a svariate cose. Per esempio, la funzione inverti serve soprattutto, cancelliamo, utilizziamola direttamente sul documento per questa opzione. Dicevo che l'opzione inverti funziona generalmente anche per rilevare alcuni dettagli che c'è sull'immagine. Infatti, se notiamo, vedete questa crepa che c'è qui sul muro? Se noi andiamo ad invertire l'immagine, non si nota poi così tanto questa crepa, non è così nitida. Invece con l'opzione inverti, questa crepa è molto più pronunciata sul documento. Io posso andarci a lavorare su questa su quest'opzione, su questo dettaglio dell'immagine. Ma serve anche, non solo a questo, per migliorare le maschere di livello. Alle volte, quando noi lavoriamo sul documento non modificato, quindi in positivo in questo caso, alcuni dettagli sarebbero impossibili da selezionare perché i colori sono molto vicini, quindi prossimi ai colori adiacenti. Quindi abbiamo già detto che se quando andremo a fare una selezione, sapete che Photoshop lavora con i colori adiacenti e simili. In questo caso, se io vado a invertire la maschera e vado a selezionare, per esempio, solo un esempio, il strumento di selezione rapida, noterete che posso migliorare la maschera di livello. A questo punto io posso benissimo attivare una maschera e vedete che ho selezionato completamente una parte del mio documento, cosa che forse in maniera normale non mi sarebbe stato possibile. Ora posso benissimo anche in questo momento, quando io ho una selezione attiva, adesso vedete sono tornato indietro, quindi la maschera è stata annullata. Quando ho una selezione attiva, posso benissimo invertire la maschera di nuovo e guardate che cosa è successo. Mi è solamente invertita, quindi tornata in positivo, solo la parte selezionata del documento. E posso ovviamente creare varie porzioni di immagine a seconda delle mie esigenze. Forse vi sarà capitato di vedere alcuni documenti con alcune parti in negativo e alcune parti in positivo. Questa è l'opzione che viene usata per essere fatta in quel metodo. Quindi vedete che possiamo svariare a seconda di come desideriamo utilizzare questa funzione inverti. Non è una cosa semplice che dice, ah boh, devo inverto solamente il documento e morta lì. No, no, veramente si può avere una fantasia estrema su questa opzione. Ora torniamo indietro, vedete che se io vado ad invertire la selezione in questo momento, vedete, ho invertito la parte opposta. Se vado ad invertire in questo momento avrò tutta la parte destra del mio documento in maniera positiva e la parte sinistra in maniera negativa. Se deseleziono, ecco cosa mi è uscito in questo momento e vedete che posso giostrare con i miei documenti. Torniamo ovviamente indietro.
deselezioniamo e invertiamo completamente il documento. Passiamo ora alla seconda funzione di questo video, che è la funzione posterizza. Anzi no, parliamo prima della funzione soglia. Sempre su immagine, regolazioni, soglia. Ecco cosa succede. Allora, la soglia funziona in questo metodo, va a prendere i valori della nostra immagine. In questo momento noi sappiamo che stiamo lavorando, se andiamo sul menu documenti, con un'immagine 800x600 pixel con tre canali in RGB 8 bit per canale. Quindi questa dovremmo già saperla interpretare, questi parametri. Quindi sappiamo che abbiamo tre canali in RGB, quindi rosso, verde e blu. Notiamo il numero che ci dice sui punti di soglia, vedete? 128. Annulliamo e andiamo ovviamente a prendercelo direttamente dai livelli di regolazione. Ora, vedete cosa è successo? Mi ha creato l'immagine in bivalore, sarebbe nero o bianco. Allora, torniamo un momento indietro e prima di passare giustamente ad applicare questa opzione andiamo ad aprire l'istogramma. L'istogramma lo dovete già sapere come funziona, dovete conoscere ormai come interpretare l'istogramma. Quindi se adesso noi andiamo a attivare la funzione soglia, guardate che cosa è successo all'istogramma. È tutto, è completamente scomparso. Perché? Perché lui giustamente adesso ha due valori. Uno che è il bianco e zero che è il nero. O viceversa, perché possiamo anche invertire l'immagine, giustamente. Quindi cosa vuol dire che abbiamo visto, vi ricordate il numero che abbiamo visto sul pannello direttamente sotto immagine regolazioni soglia? Era 128, stessa cosa che vediamo qua, 128. Lui va a dire che siccome abbiamo 256 scale di grigio per ogni canale, da 128 a 255, perché vi ricordate che 0 è compreso come valore, quindi 0 255, li va a mettere tutti in pixel positivi e quindi me li va a riempire di bianco. Contrario, da 0 a 127 me li va a mettere in negativo e quindi mi va a riempire i colori di nero. Infatti, come ripeto, vedete che abbiamo solo una parte destra e una parte a sinistra sull'istogramma. Due colori, nero e bianco, nient'altro. Possiamo ovviamente aggiornare eventualmente l'istogramma, ma non ha senso in questo momento perché sono solamente due colori, quindi nero e bianco. E possiamo andare a giocare con i punti di soglia, quindi avere più bianco se andiamo verso la sinistra o avere più nero se andiamo verso la destra. Vedete? Sta a noi scegliere il punto di soglia quando vogliamo creare un qualcosa con questa funzione. Serve anche per creare, non so, disegni simili china o cercare anche con questo metodo di creare delle maschere di livello o migliorare le maschere di livello. In questo momento, se io vado per esempio attivare l'opzione intervallo colori, vedete che in questo momento si è attivata l'intervallo colori. Come mai? Perché giustamente è solo un'opzione della soglia. Se noi in questo momento intervenissimo sul documento, vedete che in questo momento possiamo selezionare l'intervallo colore e andare a selezionare tutta una parte di colori, che sarebbero ovviamente, bisogna aumentare la tolleranza e andiamo a selezionare tutta una parte del nostro documento. Se clicchiamo su OK, vedete che lui ci va giustamente a rilevare una parte di documento e solamente di colore nero. Ecco cosa serve anche questa opzione. Quindi serve a selezionare varie porzioni di immagine, creare delle maschere di livello o creare degli effetti sul nostro documento. Ovviamente è possibile anche in questo caso inserire la maschera inverti. Vedete cosa è successo? Abbiamo invertito completamente. Se noi adesso andiamo a selezionare l'opzione inverti, vedete che abbiamo come un negativo e un positivo della nostra immagine. Quindi possiamo giocarci sopra con questi con queste funzioni di soglia e di inverti.
In ultima istanza andiamo a vedere la funzione posterizza. Qui forse è un po' più difficile da capire il suo concetto. La funzione posterizza funziona con i canali di colore, con la nostra immagine. Noi adesso siamo già sui canali di colore, abbiamo un canale di colore rosso, un canale di colore verde e un canale di colore blu, come vediamo dall'istogramma. La funzione posterizza ci dice quanti colori in scala di grigio abbiamo su ogni canale. Facciamo un esempio. Allora, abbiamo sempre la sottoimmagine regolazioni e ovviamente posterizza. Ora, vedete che, guardate l'istogramma, abbiamo 4 livelli e abbiamo sull'istogramma, potete notare, 1, 2, 3, 4 linee, che sono i 4 livelli che lui ci dice sull'opzione posterizza. Sarebbe dire che adesso abbiamo 4 colori in scala di grigio sul rosso, 4 sul verde e 4 sul blu. Come abbiamo visto prima, vi ricordate che avevano 16,7 milioni di colori, 256 scale di grigio sul rosso, 256 scale di grigio sul verde, 256 scale di grigio sul blu. Poi 256 per 256 per 256, 16,7 milioni di colori. In questo caso noi qui andiamo ad abbassare i livelli delle scale di grigio sui canali. Guardate, se lo aumentiamo a 256, vedete che l'istogramma è comparso completamente? Si è completamente messo al suo posto. Se noi invece mettiamo 4, in questo momento abbiamo 4 tonalità in scala di grigio sul rosso, per 4 sul verde e siamo a 16, quindi 4 per 4, 16, per 4 sul blu, 64. Quindi la nostra immagine composita in questo momento è composta da 64 colori. Ovviamente annulliamo e andiamocelo ad aprire sul livello di regolazione. In questo momento, vedete, possiamo anche qui cercare i livelli. Vedete che se noi abbassiamo, il minimo è 2, perché poi non si può fare 1, perché poi sarebbe 1 sul rosso, per 1 sul verde, per 1 sul blu, sarebbe sempre 1. 1 per 1 uguale 1, per 1 uguale 1, non si può avere un colore. Avremo o tutto nero o tutto bianco. Minimo ovviamente sono 2, 2 sul rosso, 2 sul verde e 2 sul blu. E come vediamo di fronte a noi all'immagine, due colori sono o nero o bianco. In questo momento abbiamo 2 sul blu, per 2 sul verde fa 4, per 2 sul rosso fa 8 e sull'immagine composita abbiamo 8 colori, che è il minimo. Infatti vedete sull'istogramma abbiamo o a sinistra o a destra le varie opzioni dei canali di colore, come abbiamo visto sulla soglia. E poi ovviamente possiamo andare a regolare i nostri canali. Più aumentiamo, ovviamente mettiamo 8, anzi no, mettiamo 10 livelli su ogni canale di colore. Abbiamo 10 sul rosso, per 10 sul verde fanno 100, per 10 sul blu e fanno 1000. Abbiamo 1000 tonalità di colore sulla immagine composita RGB. Quindi vedete che possiamo aumentare o diminuire i colori sulla nostra immagine. Questa è la funzione, ovviamente, posterizza. Qui si conclude questo video per le funzioni inverti, soglia e posterizza.